Ciao a tutti amici di fcinternews.it, è finita da poco la partita di Torino tra Torino e Inter, molto male, riusciamo a segnare il gol del pareggio al 93esimo minuto, ma ancora una volta l'approccio sbagliato, il gioco non c'è, alla fine l'Inter si affida per pareggiare i lanci lunghi, trova il pareggio con buon assist di Dzeko che fino a lì aveva sbagliato di tutto. È un gol di Sanchez appena entrato, un pareggio che ci evita una sconfitta che poteva fare molto male. Non è che il pareggio ci faccia sorridere, oggi c'era assolutamente bisogno di vincere. L'Inter non ce la fa, ma non è tanto il fatto di non aver vinto neanche oggi, perché ormai è un mese e mezzo che l'Inter non vince le partite e dobbiamo tornare. È vero, abbiamo vinto con la Salernitana in casa, ma se poi andiamo a vedere le altre, perso col Sassuolo, pareggiato col Milan, pareggiato col Napoli, perso col Milan, pareggiato col Genoa. Insomma, stiamo veramente vivendo un momento di riflessione, dobbiamo riflettere su questa squadra. Si parla ancora di scudetto, ma non è tanto per i punti. Il problema è che questa squadra non gioca più a calcio. Oggi mancava Brozovic, va bene, ma alcune decisioni di Inzaghi nell'undici iniziale sono state, per me abbastanza insensate. Ranocchia ha sempre fatto bene quando ha chiamato in causa, ma oggi era una partita decisiva per il campionato e Ranocchia non giocava da tantissimo tempo. Dalla partita contro l'Empoli in Coppa Italia, Torino-Inter in campionato, non è un ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Empoli in casa. D'Ambrosio è un giocatore che sta giocando spesso e ha giocato bene anche con il Liverpool. Mettere Skriniar, Bastoni e D'Ambrosio, secondo me, avrebbe avuto più senso. Vessino regista non aveva nessun tipo di senso. Poi Lautaro oggi molto male, al di là del colpo di testa e la parata di Berisha. L'Inter, detto questo, ha giocato malissimo, dà la sensazione di una squadra che in campo non ha riferimenti, almeno oggi ha dato questa sensazione, ma lo ha dato anche col Sassuolo, nel primo tempo con il Napoli, negli ultimi 20 minuti con il Milan, contro il Genoa. Insomma, siamo in grande difficoltà, però le occasioni le abbiamo avute, solo che le sbagliamo tutte. Berisha ha fatto due miracoli nel primo tempo sulle punizioni di Calhanoglu, la deviazione di Ranocchia, colpo di testa di Lautaro e la parata di Berisha. Dzeko si divora due gol davanti alla porta di testa, ma proprio facili da fare. Stesso discorso vale per Vecino su calcio d'angolo. Di Marco da solo davanti al portiere gliela spara in bocca. Cioè, di occasioni ne abbiamo avute veramente tante, giocando male, eh? Giocando male, abbiamo avuto tantissime occasioni, non facciamo gol. Noi, se togliamo i 5 gol con la Salernitana, non segniamo più un gol. Cioè, veramente c'è da far fatica per buttare la palla in porta. Questa Inter dell'ultimo mese e mezzo, degli ultimi 2 mesi quasi, non è un Inter che può vincere lo scudetto, questo è chiaro. Adesso arriva la Fiorentina a San Siro, che ha vinto anche oggi con il Bologna, che è lì, che lotta assolutamente per l'Europa League, e quindi sarà una squadra difficilissima da affrontare. Se la affronti come oggi, non vinci neanche contro la Fiorentina. Poi ci sarà la Juventus a Torino, che intanto è a 3 punti, a 3 punti, e insomma, si è ributtata lì. Abbiamo perso molto dell'Inter dell'anno scorso. Io non so se sarà possibile ritrovare la squadra dell'anno scorso. Detto questo, dobbiamo rimboccarci le maniche. Però, insomma, l'ottimismo che si poteva avere fino a un mese fa della ripresa, di adesso ci si riprende, ricominciamo dopo il brutto periodo, riusciamo a uscirne. L'ottimismo, sinceramente, almeno per quanto mi riguarda, si è un po' perso. Io quando entrava l'Inter in campo l'anno scorso, a gennaio, fino a gennaio, sapevo che l'Inter poteva battere chiunque, che avrebbe giocato una buona partita con Tempra, con squadra corta, eccetera. Adesso, quando entra l'Inter in campo, non so mai cosa aspettarmi e spero che la partita vada bene. Questo è sintomatico del fatto che non è più la squadra dell'anno scorso e che lo scudetto, secondo me, si sta sempre più allontanando. Comunque abbiamo rimediato all'ultimo, prendiamoci questo punto, che è meglio un punto in questi casi che zero, però così non va bene, sempre forza Inter.